Super Derby degli YouTuber, che significa tramonto su una stagione ad altissima intensità e piena di emozioni. E significa anche trofeo, quel trofeo che entrambe vogliono alzare. Sono arrivate qui attraverso rimonte, carattere, sono serviti anche i calci di rigore. Ad accomunarle una parola, vendetta, quella che entrambe si sono prese nei confronti di Milan e Roma, che avevano vinto all'andata, ma anche quella che cerca oggi la Lazio, dopo aver perso contro l'Inter la YouTuber Summer Cup. E quindi eccoci qua, pronti a divertirci, se serve ad emozionarci, ancora una volta, perché in campo ci sono Lazio e Inter. Noi pronti a raccontarvela, andiamo e godiamocela! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, ma soprattutto benvenuti all'interno della seconda edizione del Super Derby degli YouTuber. Seconda ed ultima stagionale, perché c'è stato Milan-Roma quest'inverno con i rossoneri e i giallorossi che avevano vinto i derby d'andata, come vedete in questa grafica. Oggi, a distanza di mesi, è cambiato tutto, si è ribaltata la situazione e questa coppa che vedete inquadrata verrà alzata alla fine di questo caldo, caldissimo pomeriggio di maggio qui a Roma, da Lazio o Inter, e quindi dalle squadre capitanate da Gigi o Luca Nerazzurro, che ha preso il posto e la fascia di Gnabry, che comunque è in campo. Insomma, tanti temi che toccheremo, ma ovviamente non li toccheremo, o meglio non li toccherò da solo, ma in compagnia del compagno d'avventure per eccellenza, Sequolf. Ciao a tutti, sono nostalgico, triste, potevamo essere qui anche noi, però oggi commentiamo un'altra partita e dovrebbe essere bellissima. Esatto, per un attimo ho pensato che dicessi, ciao, sono il compagno d'avventure per eccellenza. No, mi sembrava, però era carino, la prossima volta me lo gioco. Sì, è vero. No, la non ci siamo noi in campo. Ecco, ecco, bravo, non ci siamo noi, questo va affrontato come discorso. La Roma ha perso ai rigori con la Lazio su questo campo. Il compito che ti do è quello di sentire i protagonisti, ma prima... ovviamente spieghiamo le regole, e per farlo saluto te e invito Lorenzo Fedele, che è il direttore di gara di questo pomeriggio. Lorenzo, che è un uomo eccezionale e presente da secoli, prego, prenda il microfono. Ciao a tutti, sono il miglior arbitro di YouTube Italia, così dicono. Infatti non ci sarà, cioè questa è l'ultima partita che arbitra dopo questa affermazione, lo volevo dire davanti a te. Però ecco, andiamo a spiegare rapidissimamente quali sono le regole, come funziona per l'espulsione se tu espelli un giocatore. Il primo rosso, 10 minuti fuori e poi può rientrare, se no può rientrare in un altro caso se la sua squadra subisce gol. Esattamente, se si pareggia, calcio di rigore. Tanto che sono una novità, no? Non li vediamo mai qui. Allora io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e di sciacquarti anche un pochino, perché fa un caldo clamoroso, dovrai correre dietro a loro e non sarà semplice. In bocca al lupo. Quanti gol fai? Spero pochi, perché sennò questi gli Pier Mar de testa vanno a Pier Treno. Nello scorso match ho un po' esagerato nel fare tutto da solo, per cui qui sarà una versione di me che cercherà non tanto di segnare, ma di far segnare. Chi è che ti fa più paura degli attaccanti dell'Inter? In teoria fanno paura tutti, però... Gunther. Perché? Perché secondo me è il più tecnico, quello che dà più fastidio in difesa. Tu, chi toglieresti della Lazio? Io toglierei Nicolas. Ah, che bella. La vado qua. No, solo se vinciamo, se vinciamo. Hai visto, hai avuto modo di vedere qualcuno della Lazio? No, non guardo mai gli avversari, io quindi... li studio in partita. Ti chiedo un nome della tua squadra, che non sia tu, okay, che può essere decisivo oggi. Anche perché è no. il capitano. Il capitano, quindi deve Gigi essere sempre decisivo e abbiamo grande fiducia in lui. Potessi togliere un giocatore alla Lazio, chi toglieresti? E perché? Ma toglierei l'attaccante perché ho conosciuto solo lui, quindi mi sembra forte, quindi tolgo lui e mi tolgo ogni impiccio, dai. Secondo te è più forte la Roma che avete affrontato o l'Inter che affrontate oggi? Secondo me la Roma l'ultima che abbiamo affrontato, l'ultimo tempo. Come pensi questo? Giocatori, gli ultimi arrivi più tecnici e con più fiato, secondo me, vedendo anche gli altri derby dell'Inter. Ed eccoci qui, quasi tutto pronto per partire, ma prima bisogna sentire i due capitani. Un capitano inedito come Luca Nerazzurro, uno che era capitano inedito perché anche tu avevi sostituito Sespo ai tempi, poi sei rimasto con la fascia al braccio. Sono molto orgoglioso di avere la fascia al braccio, più che altro per la continuità che neanche io mi aspettavo nel giocare tutti i derby degli YouTuber. Se sono arrivati qua vuol dire che sono forti, quindi... Anche caldo. Voi, anche voi. Anche, no, ma noi lo sappiamo già. Caldo eccessivo. Come ha detto giustamente anche lui, se sono arrivati qui, sono forti. Abbiamo visto anche un bel Milan in realtà negli ultimi derby, quindi hanno fatto un'ottima partita
quelli dell'Inter per cercare di vincerla. Hanno molti volti nuovi da quello che ho visto dai video. Io ho cercato di farmi un po' un'idea, ma è molto difficile. Vi chiedo di stringervi sportivamente la mano, di guardare ma non toccare la coppa, perché no. Non tocca. Se lei l'ha toccata prima, però la ritocchi allora. Se non è benissimo, poi vedremo. E allora, buona partita, buon super derby, andiamo in campo. Allora partiamo con la Lazio. Matteo Cobianchi, Nemos, DC System, Giovanni Stramacci, Nicolas Footwork, Yayo Ersanto, Savage, Lollo Giampaolo e il capitano Gigi. Una squadra che ha vinto il derby ai calci di rigore, derby importante come la decima edizione, con qualche novità, con qualche new entry, come d'altronde l'Inter che andiamo a presentare ovviamente partendo dai pali e quindi sull'inno dei nerazzurri, inno che hanno chiesto pazza Inter, chissà se sarà pazza anche oggi. In porta c'è Fantabet, che era interista Bet, ma come Majin Buu si è modificato in Fantabet. Poi Stefano Inter, la prima new entry, Davide Reca, Davide Bonolis. Una conferma dopo la grande prestazione della derby di ritorno, Gunther dei Footwork, l'esperienza, il 9, Gianluca Rossi, la coppia che ha fatto innamorare alla YouTuber Summer Cup e che abbiamo pregustato anche in questi derby annuali, due Pirla SV, Gnabry e Pierino. E allora dentro il capitano, Luca Nerazzurro. Tutto pronto, manca soltanto il fischio di Lorenzo Fedele e poi primo giro al pallone, prime emozioni del Super Derby. Si parte con il primo giro al pallone di Savage, quindi il primo possesso della Lazio. Che Lazio ti aspetti da un punto di vista tattico? In controllo come nell'ultimo derby o in ripartenza? Controllo, perché ce l'hanno, perché lo fanno ogni volta, bisognerà capire anche dai singoli, però controllo mentre l'Inter riparte secondo me. Beh, finora partita molto equilibrata e poi è appena sta... iniziata, Simo. Allora, non cominciamo. No, è per no dire. Sta seguendo però il dettame che avevamo detto, quindi come vedi la Lazio che controlla, l'Inter due tocchi verticale e prova ad andare in porta. Vediamo, vediamo. Tra l'altro non l'abbiamo detto in modo troppo approfondito, ma per l'Inter prima volta a 8, dopo i derby a 7 su a Milano contro il Milan. Battuto non bene il calcio d'angolo, quindi Nicolas può ripartire, va a puntarne due, salta il primo, che è Pierino e palla verticale, Gunther. Nel duello tra Footwork e poi sbuca anche Nemos, rimpallo che non lo favorisce, rimessa ancora per l'Inter. Sa calciare bene anche lui, poi c'è ancora Lollo Giampaolo, stavolta meno bene in protezione, c'è Gigi, si distende Fantabet, primo tiro in porta della Lazio col capitano. Ha raccolto Nemos, ci pensa Gigi, calcia Gigi! E adesso la va anche a prendere Gigi però, cioè voglio dire... Sempre Gunther, non apre il gioco, va interno, torna sul destro, calcia in porta, Cobianchi. Sì, è vero, sto vedendo però pure che Gnabry evita di salire tantissimo e sta giocando più dietro. E qui pennella col contagocce, col contagiri, su Pierino, doppio passo, poi destro di Pierino, chi se non lui per sbloccare il Super Derby 1-0 per l'Inter. Ha fatto un gran gol, tra l'altro voleva anche togliersi la maglietta, poi ci ha ripensato, però gran passaggio anche di Gnabry, veramente grandissima apertura, azione totale per la SV in questo caso. Viene subito qui Pierino. Ci tengo a dire che oggi voglio far segnare gli altri. No, finché lo dice va bene, poi bisogna vedere in campo, però la giocata è intelligente perché va sull'esterno, calcia sul palo di Cobianchi che tacci sua, pare solo con noi, però è incredibile, no, va detto con grande chiarezza, ma va detto. Adesso il gol di Pierino rischia anche di aizzare gli interisti. Mentre c'è il lancio verticale verso Giampaolo, Fantabet si è girato, cerca di andare in progressione. E poi morbido verso Stefano Inter, DC System, arriva Gnabry, Cobianchi la perde, 2-0 Inter, non c'è Cobianchi, esultano i nerazzurri, incredibile. E qui Cobianchi ce l'ha abbastanza sul gruppone,
anzi sullo stomaco, che è anche peggio in realtà. Però è vero anche che aveva la visuale ostruita, aveva un uomo davanti che si è spostato all'ultimo. Però è un errore che pesa comunque tanto. Allora 2-0 Inter. No, io non vorrei metterci il carico da 12, ma con noi ste cose non le ha mai fatte veramente. Ma se glielo dici ogni gol che prende, qua finisce 41-0. Comunque io sempre quella, cioè tutte le parate che mi ha fatto. Occhio che c'è Pierino che accende il motorino. Frase iconica: sono in te dell'Inter. Arriva il cross messo fuori da DC System. Gigi, rincorso da Pierino che lo chiude. 1-2. Occhio a Pierino. Dentro Rossi, la cicca. Ancora Rossi col destro. Cobianchi, Cobianchi prova a riscattare le due non parate iniziali. E sì, adesso sì. Qui qualcosa l'ha riscattata, cambia. L'ha riscattata. Quella di prima l'ha riscattata. Non c'è lo spazio per vie centrali, non tirano da lontano. Questo è vero, ma la Lazio comunque è ben messa difensivamente. Palla verticale che diventa buona per DC System. Nicolas Fantabet, eccolo Nicolas che si iscrive alla partita. Prende un po' di mira, prende un po' le misure. Iaio è rientrato, non so se te ne sei accorto, sei dato la valutazione. Ho cambiato gli scarpini, sono anche più belli esteticamente, se posso. E guarda, sono quelli magici di Jimmy Grimble nel frattempo. Eh sì, però non riesce a passare. E quindi riparte l'Inter bene con Gunther, che se la dimentica. Ma non c'è nessuno, guarda, no. Manca proprio la pressione della Lazio. Un pallone vagante, la palla che rimane lì, attenzione, Gianluca Rossi. No, anzi. Bonolis, a giro! Davide Bonolis, un gol pazzesco per il 3-0. E poi gli va a lucidare lo scarpino Pierino che fa anche rima. 3-0, io ho paura a dire che è chiusa, perché ne abbiamo viste in questi derby degli youtuber. Possiamo dire che per il momento non c'è storia. Non c'è storia, non è chiusa, anzi secondo me più ne fai e più poi avrai anche una reazione. Io penso questo, vista la storia dei derby recenti. Però comunque è un 3-0 pesante dove la Lazio è praticamente nulla, ad eccezione di un tiro, perché quello di Gigi era uno squillo. Solo Inter e gran gol qui di Davide. La porta a spasso, Nicolas, è solo Iaio, visto, servito in area, Iaio! Eccolo, il gol di Iaio, 1-3, la Lazio prova a rientrare in partita, prova soprattutto a mettere pepe al tramonto del primo tempo. Ma poi in realtà le uniche due volte, questa è la seconda in cui la Lazio va veramente vicina a far gol nella prima e questo lo fa, è quando cerca di costruire qualcosa, qui costruisce la Lazio. Intanto io vorrei sentire al volo Savage, vieni qua, parere rapidissimo. Mentre attacca l'Inter, cosa non sta funzionando nella Lazio al di là della reazione che c'è stata? Abbiamo dei problemi a giocare la palla, abbiamo dei problemi a trovarci e bisogna comunicare di più. E allora ti lascio, così ne parlate, perché finisce il primo tempo. È 3-1 per l'Inter contro la Lazio, non c'è stata storia per tre quarti del primo tempo. Poi la reazione, l'orgoglio e adesso un gran secondo tempo. Allora, fine primo tempo, siete avanti 3-1, tra l'altro hai segnato un gran gol, complimenti, grazie, il terzo. Grazie. Sensazioni sul primo tempo, in base a poi a quello che saranno quelle del secondo tempo? Guarda, primo tempo abbiamo giocato molto piano, abbiamo iniziato a girare palla per creare spazi, gli spazi sono stati creati, i gol sono arrivati, adesso dobbiamo gestirla. Cosa avete sbagliato secondo te nel primo tempo? Abbiamo calcolato male gli spazi tra centrocampo e attacco. Ok, e cosa miglioreresti adesso nel secondo tempo a livello proprio pratico? Quindi ti sposteresti avanti, dietro, no, metteresti un centrocampista in più? È il modulo uguale, però giocheremo con due tocchi, penso. Uno o due tocchi, senza andare solo uno contro uno. Tutto pronto, si può partire, si attende soltanto il fischio di Lorenzo Fedele che arriva in questo istante. E allora divertiamoci. Dietro l'appoggio possibile su Reca, preferita invece l'opzione Gnabry. Scava il pallone, secondo palo per Pierino che prende l'ascensore e con la testa cala il poker. 4-1 per l'Inter e doppietta di Pierino. Abbraccio tra fratelli, abbraccio tra Pirlas V, bell'Inter, bella partita, 4-1. Vorrei dire, ma di mancino cross meglio col destro e solo destro. Occhio a Gigi che va giù e qui Reca si prende il cartellino giallo. Lo chiedo io all'arbitro perché insomma sarebbe... Eccolo, sta arrivando. Arriva. Come i calciatori di Serie A non guarda neanche l'arbitro, che bello. E poi lo manda a quel paese. No! Tutto come dovrebbe essere. Iaio. Rientra Pierino, gliela porta via. Corre Pierino, 2-3, Pierino va in progressione, Gianluca Rossi, Cobianchi. Sì, adesso come vedi le squadre sono allungate, il che mi fa strano perché l'Inter sta avanti 4-1, potrebbe tranquillamente giostrarla. Nicolas saluta questa volta Gunther, si riscatta. Savage converge internamente, vuole creare, va su Iaio, 1-2, Savage ha un buon destro ma va sul sinistro, si allunga, Nicolas, suola, poi chiude Gnabry.
E riparte anche DC System Gnabry sul fondo, meglio al lato. Però bravo Gnabry, bravo Gnabry, molla. Grande atteggiamento, torno a ripetere. E stanno partendo adesso Gnabry più che Pierino, molto arretrati. No, è vero, è vero. In realtà anche grande azione della Lazio prima, perché abbiamo, diciamo, sottolineato quando non era andata bene. Occhio che c'è Nicolas! Voilà! Lo aspettavamo! È arrivato per il gol del 2-4! Vieni qua, Nick, al volo! Vieni qua, vieni qua! Questo è per il mio amico Nicola. Ora Gunther, 4-2. Gunther la porta. Gunther calcia! Copianchi a terra! Manca un sacco di tempo, questo volevo dirti, e adesso la Lazio ha capito che può farcela. Nicolas col break, Iaio dentro ancora, Nicolas rientra sul destro, giù, calcio di rigore! Calcio di rigore, occhio al cartellino giallo per Davide Reca. Rosso, era già ammonito! Chiariamo questa cosa. Chiariamo questa cosa, chiedo all'arbitro, Lorenzo Fedele, ma se segnano il rigore rientra? No, sta comunque fuori perché questo è il fallo da rigore. Al volo un parere, era fallo. Sì, sì, l'ho toccato, però. Come? Dov'è? L'ho toccato, però attaccano in quattro, cazzo devi fare. È un problema. Clima partita, vieni qua che sennò copri la camera, goditi il calcio di rigore. Occhio a Gigi per riaprirla. Fischia Fedele. Gigi! 4-3! Va a prendere il pallone! Eccola! La partita che sognavamo! Ed è tutto riaperto adesso, è davvero tutto riaperto! Dentro il pallone che filtra, ma c'è Stramacci in copertura. Occhio perché adesso è cambiato l'aspetto psicologico della partita e noi la Lazio sì che la conosciamo, raramente molla mentalmente. Raramente molla, infatti si è ripresa subito, come hai potuto vedere hanno fatto due gol in quanto veramente in due minuti e adesso hanno anche il fatto di giocare con un uomo in più. Occhio a Savas che la porta, 3 contro 4, c'è l'argogliaio ed è solo, morbido sul secondo palo, Fantabet esce, la lascia lì e Giampaolo sul fondo. Altra apertura su Savas, Inter sempre scoperta, paradossalmente. Occhio a Nicolas che rientra, stavolta sul mancino, poi Savas, morbido, sta arrivando Giampaolo, c'è Iaio! L'ha deviata, è calcio d'angolo, però qui ragazzi... Commento tecnico di Davide Reca. È un pippone Iaio. Che controllo di Savas, dentro Iaio, servito, in area, Iaio, sbilanciato! E chiuso, ma non gli hanno chiamato l'uomo, Sik. Ma qui... Luca fa una cosa pazzesca nella chiusura, pulita, super pulita, e riesce a togliergli il pallone al momento del tiro. Riparte ancora l'Inter, Gunther la vuole Pierino dalla parte opposta, servito, morbido, colpo di testa in torre, nessuno che segue. Gigi che stoppa, Lazio che riparte, non c'è respiro in questo secondo tempo. Nicolas con l'esterno, che palla per Savas che ha sbagliato. Si torna 8 contro 8, è rientrato Davide Reca, mancano 8 minuti al termine della partita, alla Lazio serve un gol. Cerca un corridoio, apre verso Iaio, bel pallone di Savas, morbido, Iaio per nessuno, malinteso con Gigi e Lazio scopertissima. Gigi c'è in teoria, anche in pratica, si torna su con Savas. Nicolas dentro ancora per Savas, Fantabet, tiene l'Inter a più uno. Mamma mia, decisivo quest'oggi. Non è finita perché c'è Nicolas che lascia lì, Savas guarda la porta, non calcia, va sul sinistro, Savas, Fantabet e fai gol! Gol di Nicolas! 4-4! La Lazio l'ha fatto di nuovo! Incredibile! Remontata pazzesca, qui ti dirò di più, arriva in 8 contro 8, arriva per placare le polemiche. Sarebbe quasi un peccato se finisse ai calci di rigore. Non lo so. Magari sarebbe il giusto applauso a una partita incredibile, come d'altronde era stata quella del derby tra Roma e Lazio. Occhio a Pierino, zona tiro, va in porta! L'ha fatto Pierino! È 5-4 per l'Inter! Può veramente succedere di tutto. Qui l'errore in disimpegno di Stramacci che poi chiede scusa. Vince il contrasto Pierino, fa gol, tra l'altro io continuo a far complimenti a Pierino anche se conto sempre più suoi gol e meno gli assist, però è un pesano. Gran gol d'oro. I gol non si contano, pesano, li fa pesantissimi, ma la Lazio torna lì con Savas, dentro, 5-5, 5-5, pazzesco, 5-5, Lollo Giampaolo.
E nel momento esatto del gol di Lollo Giampaolo ho guardato in faccia Stramacci che diceva sì, sì. Bonolis lascia il pallone a Gunter, l'Inter torna in attacco, occhio a Pierino, me ne andavo. Forse però ha fischiato gioco pericoloso. Ma veramente? Credo di sì. Ma devono sempre fare i protagonisti, starti. È incredibile. Ma come? Ma perché? Ma cioè, se Pierino segna così annulli il gol, veramente. Tra l'altro c'è un ragazzo fuori che ride con la stessa maglia dell'arbitro, per me è un fan. Ah, è vero, è fan dell'arbitro. Al coso, all'Osvaldo. Oh, esatto. Occhio a Nicolas. Quanto spazio. Lollo Giampaolo. Yayo! Remontada! Per la prima volta in questa partita la Lazio è avanti. 6 a 5. La Lazio annusa la Coppa, perché manca sempre meno al tramonto di questo super derby. Tra l'altro paradossale che l'Inter abbia giocato 10 minuti con un uomo in meno senza prendere gol, se non quello sul rigore, e i gol sono arrivati dopo. Quindi non è la parità numerica, la disparità numerica, l'inferiorità numerica, ma in realtà anche forse la stanchezza. Però l'Inter ci prova. Con Gunter che va ancora sempre da solo come prima. È zona tiro. Gunter, Gigi respinge. Poi Bonolis da Gnabry. Finta e saluta Giampaolo. Calcia in porta, respinto ancora. Bonolis, Cobianchi. Cobianchi. Adesso la Lazio con tutte le forze, tre con di recupero, tutte le energie, tre di recupero. Difende il pallone mentre sono tre di recupero e c'è il controllo di Savas che tiene volontariamente il pallone lontano. È finita! La Lazio vince clamorosamente il super derby! Solida partita fantascientifica e adesso il giusto premio. Dopo vorrò sentire anche Luca che l'aveva toccata quella coppa, non credendo alla scaramanzia, mi guarda, mi fa anche il dito medio, ma ci sta. E quella coppa non l'alzerà lui, ma l'alzeranno i rivali, l'alzeranno i biancocelesti. Il secondo super derby va alla Lazio. Arriva la coppa nel frattempo. Però secondo me non siete tutti, perché manca Nicolas che sta scrivendo alla mamma per congratularsi, come se avesse vinto la Champions League. C'è Nemos col figlio. Tuo figlio l'hai rubato a qualcun altro. È tuo, perfetto, ce lo assicura. Prima vorrei fare i complimenti alla rivale di oggi. Applausi molto sportivi da parte della Lazio. L'Inter che aveva vinto la YouTuber Summer Cup l'anno scorso in finale contro la Lazio. C'è stata rivincita, anche se è cambiato tutto perché era un altro sport, come ha detto Simo all'inizio. Ora possiamo consegnarla, ora possiamo ricordarvi che la Lazio di Gigi vince il super derby degli YouTuber. E l'appuntamento è alla YouTuber Summer Cup. Ci vediamo quest'estate e ci divertiremo tantissimo. Ciao!